Allora, siamo a casa della signora Margherita Hack, una delle menti più brillanti della scienza italiana. Una casa piena di libri, oltre 20.000 volumi, tra storia, scienza, curiosità, un vero e proprio museo, un cimelio del tempo. Lei quanto tempo trascorre qui nella sua casa, signora Hack, tra Poco. conferenze internazionali, europee? Gira praticamente Beh, l'Europa. no, ora domenica, ora sono in pensione, ma insomma sì, lavoro molto al computer perché scrivo libri, articoli e poi faccio ancora un po' di ricerca, ho dei collaboratori ucraini, svizzeri, cecoslovacchi con cui lavoriamo a delle stelle di tipo particolare, ma comunque oggi più che altro faccio libri di divulgazione scientifica. Che rapporto ha con la tecnologia? Lei stava dicendo prima che utilizza il computer, l'email, posta elettronica, Sì, la risponde direttamente. dopro, ma insomma non è che sia esperta, uso per quello che mi serve, diciamo sono alle scuole medie per quanto riguarda il computer, comunque mi arrangio per quello che mi serve. La mole di lettere che le arrivano periodicamente attraverso la posta ordinaria, la posta elettronica. Eh sì, purtroppo ne arriva tante, non riparo a rispondere a tutti. Veniamo al tema proprio. Cresce l'interesse intorno ai pianeti che ci circondano, alla ricerca comunque di qualche microorganismo che possa essere da testimone di una vita o presente o passata che è avvenuta altrove. Addirittura quindi si discute sulla possibilità che ci sia acqua, come sulla Terra, anche sul nuovo pianeta scoperto, Marte. Beh, no, Marte non è un nuovo pianeta scoperto, Marte si conosce fino da tempi preistorici. Nuovo per noi come conoscenza, lo conosciamo adesso Marte a lo 360 conosciamo, gradi, beh, guarda, lo conosciamo lontano. abbastanza bene dalle prime sonde, diciamo negli anni, alla fine degli anni 60, sono cominciate le prime sonde, che hanno guardato Marte da vicino. Marte fu studiata a lungo alla fine dell'Ottocento da Giovanni Schiaparelli, perché Marte in quell'epoca si trovava alla minima distanza dalla Terra e guardando col cannocchiale, con i mezzi di allora, Schiaparelli credette di vedere dei canali. E questa parola canali suscitò l'idea che questi fossero artificiali e si cominciò a pensare di una civiltà di ingegneri che vivesse su Marte e che aveva costruito una rete di canali per portare la scarsa acqua dai poli a tutto il pianeta. Poi si è visto che questa era soltanto un'immaginazione, si vedevano delle figure come quando si guarda le nuvole o delle macchie di umido sul muro, si tende a vedere delle facce, degli animali. Quindi, però poi alla fine degli anni 60, con le prime sonde, si è potuto osservare Marte da vicino e vedere la superficie di Marte, essenzialmente un deserto pieno di crateri, quindi somiglia più alla Luna che alla Terra. Però su Marte ci sono acqua ghiacciata ai poli, questo lo sappiamo oggi con certezza, c'è ghiaccio secco, c'è anidride carbonica ghiacciata e acqua ghiacciata. E è probabile che nel sottosuolo ci sia anche dell'acqua liquida e questo probabilmente lo vedrà uno strumento italiano che è a bordo della sonda europea Mars Express, che attualmente è in orbita intorno a Marte e che appunto questo strumento è un radar che dovrebbe scandagliare il sottosuolo fino a una profondità di 5 km per vedere appunto se c'è acqua e quanta ce n'è. Ora, tanto interesse per l'acqua perché l'acqua è la condizione necessaria per avere forme di vita. Naturalmente non è sufficiente, però il fatto che ci sia o ci possa essere stato in passato molta acqua, e questo lo provano l'esistenza sulla superficie di Marte di letti, di grandi fiumi, di bacini di laghi ormai disseccati, quindi il fatto che in passato ci sia stata molta acqua e che forse ce ne sia ancora nel sottosuolo, fa pensare che forse su Marte in passato ci possano essere state forme di vita elementari, dei batteri, no? Nulla di più, e che forse ancora oggi ci possano essere dei batteri viventi. Quindi uno dei grossi
interrogativi, e quello che si tenta di scoprire è se si troveranno su Marte dei batteri fossilizzati o addirittura dei batteri viventi. Questo potrebbe voler dire che quando su un pianeta ci sono le condizioni adatte perché la vita si sviluppi, allora la vita si sviluppa. Il presidente americano Bush ha proposto l'istituzione di una base su Marte. Beh, questa credo sia più un'affermazione propagandistica. Su Marte già si pensa già che europei, americani, giapponesi, probabilmente ci sarà una spedizione congiunta di astronauti su Marte verso il 2030, i quali potranno vedere in loco, stabilire una piccola base, per esempio una cupola trasparente che lasci passare la luce del sole e in cui si possa creare un'atmosfera respirabile e su cui gli astronauti possano studiare in loco il terreno marziano. Però sarà difficile che avvenga prima del 2030. D'altra parte ci sono molte altre priorità, anche scientifiche. Per esempio, ha suscitato meraviglia e sconcerto fra gli astronomi l'idea di lasciar morire il grande telescopio spaziale Hubble per accelerare l'esplorazione di Marte. E il telescopio spaziale Hubble dà delle informazioni scientifiche e ha dato delle informazioni scientifiche molto più importanti di quelle che si potrebbe ottenere mandando una missione umana su Marte. Molte cose che si potranno studiare su Marte le possono fare i robot. Certo, la missione umana su Marte ci sarà e sarà soprattutto una grande avventura umana, cioè mostrare quello che l'essere umano può fare, e quindi più un'avventura umana che puramente scientifica. Tra i pianeti che conosce l'uomo, quali appunto occorrerebbe riapprofondire, non lasciare perdere? Ad esempio si parla di un ritorno dell'uomo sulla Luna. Beh, diciamo l'unico, quello più interessante, cioè quello su cui si può sperare di trovare forme di vita elementari, è Marte. Gli altri, Mercurio, come la Luna, non ha traccia d'atmosfera e quindi non c'è effetto serra, e quindi la temperatura passa da 400 gradi al Sole a meno 100 all'ombra. È lo stesso per la Luna. Quindi la Luna, sì, è il primo corpo celeste su cui gli esseri umani sono andati, e quindi anche questa è stata un'avventura più umana che scientifica. Poi c'è Venere. Venere ha un'atmosfera talmente densa, talmente opaca, che l'effetto serra è così forte che la temperatura al Sole è di 500 gradi centigradi, quindi sarà sempre impossibile poter atterrare su Venere. Poi dopo Marte ci sono grandi pianeti come Giove, Saturno, che sono pianeti molto freddi e quasi completamente liquidi e gassosi, e quindi direi che il più interessante è Marte. C'è poi la possibilità di trovare forse delle forme di vita elementari, ancora batteri, nel sottosuolo di Europa, che è uno dei grandi satelliti di Giove, perché le sonde hanno mostrato che la superficie d'Europa somiglia molto a quella della Groenlandia, cioè a delle distese ghiacciate, e sotto questo ghiaccio sembra ci siano degli oceani d'acqua, e quindi ancora acqua, forse batteri, nulla più che batteri, perché le temperature sono estremamente basse, meno 170 gradi centigradi, però i batteri sono molto resistenti. Noi sappiamo che sulla Terra ci sono dei batteri che sopportano 100 gradi centigradi, che sopportano una pressione di 100 atmosfere. Quindi non si può escludere che anche sotto nei mari d'Europa ci possano essere dei batteri. E poi sta viaggiando verso Saturno una sonda chiamata Cassini, che sgancerà una navicella chiamata Huygens nell'atmosfera del più grande satellite di Saturno, che è Titano, il quale ha un'atmosfera molto densa, ricca di molecole organiche, per cui anche lì potrebbe darsi che ci fossero delle forme molto elementari di vita, ma niente più. Quindi nel nostro sistema solare l'unico pianeta veramente adatto alla vita è la Terra,
e quello che potrebbe ospitare forme elementari, Marte. Marte perché ha temperature che oscillano da meno 80 di notte a più 10, più 20 di giorno, quindi un forte sbalzo, ma comunque temperature sopportabili. Poi Marte ha un periodo di rotazione quasi uguale a quello della Terra, quindi un alternarsi del giorno e della notte come sulla Terra. Ha le stagioni come la Terra, quindi per molti aspetti è quello che ci è meno ostile. Ritornando al Sole, invece, il Sole l'ha scritto tanto, ha scritto un vero e proprio trattato sul Sole stesso e spesso dicono che potrebbe terminare il suo ciclo vitale, Beh, potrebbe. tutte le stelle si hanno un loro ciclo vitale, diciamo così, ma il Sole si è formato circa 5 miliardi d'anni fa e dopo 4,6 miliardi d'anni fa si è formato il Sistema Solare. La Terra ha un'età di 4,6 miliardi di anni e il Sole resterà praticamente invariato per altri 5 miliardi di anni. Dopodiché comincerà una sua rapida evoluzione e diventerà quella che si chiama una gigante rossa, cioè espanderà tanto, il suo raggio si accrescerà di quasi 200 volte e la temperatura superficiale si abbasserà, diventerà circa 3000 gradi, per cui il colore del sole, che oggi è giallastro, diventerà rossastro e quindi gigante rossa. Ma il fatto che questo raggio, che oggi è di 700.000 km, aumenti di 200 volte, vuol dire che diventerà 140.000, cioè 40 milioni di chilometri. E quindi oggi è 700.000 km, quindi 200 volte vuol dire 140 milioni di chilometri. Ora la Terra si trova a 150 milioni di chilometri dal Sole. Quindi quando il Sole diventerà una gigante rossa, la sua superficie lambirà l'orbita della Terra e quindi la Terra sarà assorbita, sparirà dentro il Sole. E questa è la fine certa della Terra. Stavamo parlando appunto del Sole e poi di queste teorie che si susseguono sui giornali, ipotesi da parte di taluni studiosi che magari dicono che nel 2020, nel 2030, l'imminenza appunto di un'apocalisse perché un asteroide magari potrebbe Queste andare sono contro la balle. Terra. Di asteroidi ce ne Le sono leggiamo tanti. periodicamente. Di asteroidi ce ne sono tanti che orbitano abbastanza vicino alla Terra, vicino però ben oltre l'orbita della Luna. E d'altra parte ci sono dei gruppi che fanno monitoraggio continuo di questi asteroidi, sia per scoprirne di nuovi, sia per calcolare le orbite di quelli che ci sono, per vedere se ci fosse l'eventualità molto bassa che uno di questi possa venire a cadere sulla Terra. In quel caso si pensa di poter sfruttare le tecnologie attuali e di poter spedire contro questo eventuale asteroide una sonda con delle cariche, piccole cariche nucleari per deviarlo dalla sua orbita. Il Big Ben, lei ci crede come teoria? Beh, non si tratta di credere, si L'origine tratta di della Terra. osservazioni, non della Terra, dell'universo. Certo. Si tratta di osservazioni che oggi indicano che l'universo ha avuto una fase estremamente densa, estremamente calda, e a un certo momento, e si calcola sia dalle osservazioni, sia avvenuto 13,7 miliardi d'anni fa, questo spazio ha cominciato a espandere e quindi temperatura e densità a diminuire costantemente. E in questa costante diminuzione si sono avute tutte le modifiche che osserviamo oggi, cioè si sono formati le prime particelle, poi si sono formati i protoni e i neutroni, le prime reazioni nucleari, poi le stelle, le galassie e l'universo che osserviamo oggi. Quindi oggi la cosmologia non è più teoria, ma è proprio si basa su osservazioni che dicono con certezza che c'è stato questo cambiamento di fase, diciamo. Da estremamente caldo e denso, lo spazio ha cominciato a espandere e la materia a formare tutte le stelle, le galassie che noi osserviamo oggi sotto l'azione della gravità. Lei è stata una studiosa molto attenta delle stelle, in modo particolare di una branca spettroscopia, se non sbaglio. Sì, cioè dell'analisi spettroscopica, cioè l'analisi della luce emessa dalle stelle. Le stelle mettono luce bianca, ma questa luce è composta da vari colori e
e in queste, nello scomporre la luce nei vari colori, si ottengono un enorme numero di informazioni sulla temperatura, sulla densità, sulla composizione chimica, sui moti della stella, e quindi dalle leggi dei gas si può risalire alla struttura interna della stella, capire nel loro interno avvengono delle reazioni nucleari, le quali modificano la struttura della stella, per cui appunto una stella, come dicevo prima, nel caso del Sole, ha una sua vita, evolve e arriva a una fine che è una, potremmo chiamare, la morte della stella. Ne vediamo sempre meno qui dalla Terra di Stelle a causa di questo inquinamento luminoso. Dell'inquinamento, sì. E poi veniamo alle sonde, Opportunity, Spirit, Sì. Rosetta, Mars Express, ce ne sono dei diversi. Anche lei sostiene l'utilizzo e l'opportunità proprio di ricorrere alle sonde piuttosto che alle spedizioni umane, che hanno costato anche sacrifici vitali. E beh, sono estremamente più costose, e mentre i robot, come appunto Spirit e Opportunity, oppure le sonde in orbita intorno a Marte, come Mars Express, o Rosetta, che è una sonda che andrà a incontrare una cometa e l'accompagnerà nel suo viaggio verso il Sole e scenderà, metterà un piccolo robot sulla superficie della cometa, proprio per studiare la struttura di questo materiale che rappresenta il materiale originario da cui si è formato il Sistema Solare. Quindi di sonde ce ne sono ormai, e ne sono state lanciate nello spazio centinaia. E certamente la spedizione umana, come dicevo, è una grande avventura e potrà forse dire qualcosa di più, non molto, però è estremamente più costosa. Per esempio, con i motori attuali, la sonda americana, la Mars Express, che sono andate a incontrare Marte, hanno viaggiato per qualcosa come 500 milioni di chilometri, mentre la distanza minima di Marte in quest'epoca è 55 milioni di chilometri. Perché? Perché i motori non permettono di andare direttamente per la via più breve dalla Terra a Marte, ma devono sfruttare la forza di gravità della Terra e di Marte, e quindi le stesse onde fanno un cammino molto tortuoso, cioè prima sono messe in orbita intorno alla Terra, poi con delle piccole correzioni date dai motori, ma per pochi minuti, si portano su orbite sempre più allargate rispetto alla Terra fino a entrare nell'orbita di Marte. E quindi il cammino è molto più lungo, però con un minimo impiego di energia. Quindi, se volessimo davvero fare questa spedizione a Marte, occorreranno dei motori nucleari che permettano di fare la via più breve. Ma questo è un problema e non è ancora risolto. Ci sta lavorando anche a questo un fisico italiano, Rubbia, il presidente dell'ENEA. Tante sonde, tanti satelliti, tante vecchie navicelle che gravitano appunto nell'universo e che rappresentano per certi versi anche un inquinamento spaziale. Non se ne parla, ma Beh, un sì. frammento, un pezzo di questi strumenti che gravitano dappertutto, venendo in contatto, un impatto appunto con una navicella, potrebbe costituire una sorta di proiettile. Sì, beh, è un rischio molto basso, infatti, perché malgrado siano tante, sono molto piccole, lo spazio interplanetario è molto grande, quindi la probabilità di uno scontro è minima, minima ma non zero. E poi molte di queste sonde o resti di sonde sotto l'azione della gravità finiranno per precipitare nell'atmosfera e bruciare nell'atmosfera. Sono quelle molto alte, quelle a 36.000 km che orbitano in un giorno intorno alla Terra, e quelle resteranno per sempre come satelliti artificiali. Sì? Di recente è stata scoperta la galassia più lontana dalla Terra. Sì, Rimane ancora tanto da scoprire. è a 13 miliardi di anni luce, che vuol dire che noi la vediamo come era 13 miliardi di anni fa, e quindi quando l'universo era molto giovane, perché aveva 700 milioni di anni, che è nulla rispetto all'età attuale di 13,700 miliardi di anni. E quindi questo è stato possibile al telescopio spaziale Hubble con i mezzi attuali, e sono telescopi sempre più potenti,
E oggi sappiamo comunque che esistono centinaia di miliardi di galassie. Naturalmente, confrontando le galassie più lontane con quelle più vicine, abbiamo modo anche di vedere come evolvono le galassie, perché quando guardiamo una galassia a 12 o 13 miliardi di anni, la vediamo com'era 12 o 13 miliardi di anni fa, confrontandola con quelle a 5 o 10 milioni di anni luce. Vediamo galassie nel passato prossimo, quindi abbiamo un confronto tra le galassie neonate e le galassie di oggi, che sono le galassie vecchie. La scoperta continua delle galassie, sempre più lontane, di astri, pianeti, però lei punta il dito anche sulla Terra stessa, dove viviamo. Vuol dire, dice, sì, scopriamo, andiamo altrove, approfondiamo, ma Sì, salvaguardiamo anche quello che noi conosciamo già. andiamo a spostarci anche su Marte, però pensiamo prima a salvaguardare la Terra, perché è l'unico pianeta su cui possiamo effettivamente vivere e quindi cerchiamo di conservarcelo, cerchiamo di ridurre l'inquinamento, di ridurre il continuo disastro ambientale a cui stiamo andando incontro. Le alluvioni, le piogge torrenziali, i cambiamenti climatici, la mancanza delle mezze stagioni. Lei E come beh, se lo sono. spiega l'effetto serra, Beh, buco d'ozono? probabilmente sono dovuti L'uomo ha veramente proprio. distrutto la terra. Beh, sono effettivamente in parte dovuti anche all'attività umana, appunto all'aumento dell'opacità dell'atmosfera e quindi quello si chiama l'aumento dell'effetto serra, il buco dell'ozono, e poi l'inquinamento, soprattutto l'inquinamento dei mari, l'inquinamento dell'aria. Ci sono tanti fattori che peggiorano le condizioni di vita sulla Terra. Poi spariscono tante specie animali, quindi la biodiversità è in forte pericolo. Quindi cerchiamo di conservarci questo pianeta, cerchiamo, oggi che siamo coscienti, dei guasti che la tecnologia ha portato, usiamo la tecnologia per ridurre questi guasti, per ritornare indietro, per migliorare, ritornare a condizioni, ambientali migliori. L'universo, tutto è nato per caso o esiste un'entità che controllerebbe anche il caos? Quindi Beh, entra in queste gioco sono. anche l'aspetto etico, teologico. Beh, queste appunto sono questioni di fede. Un credente crede ci sia un Dio e ha un progetto e che ha creato l'universo. Un non credente pensa che sia questa è la materia che esiste così e che dà luogo alla materia, dà luogo a un'evoluzione continua e può portare dallo stato caotico dell'universo estremamente denso e caldo all'universo attuale. Comunque non è che la scienza possa rispondere al perché l'universo è così, perché è cominciato in questo modo, se è cominciato. Noi sappiamo dalle osservazioni che è un universo infinito, e quindi infinito probabilmente nel tempo e nello spazio, e perché è così e chi l'ha voluto così, questa è questione di fede. C'è chi è credente e chi è ateo come me, che non crede assolutamente in nessuna entità, in nessun particolare progetto. È il destino della materia di evolvere in questo modo. Dal 1997 lei è in pensione, ma dirige ancora il Centro Interuniversitario Regionale per No, l'Astrofisica? non dirigo più nulla. No, adesso, quindi si è riposata, ormai sta Beh, no, c'ho più riposando. lavoro di prima, ma comunque per fortuna non ho più incarichi di nessun genere burocratici. Come si svolge la sua giornata tipo? Ma ho un osservatorio, guardo la posta elettronica, generale c'è della posta riguardo alle collaborazioni, via posta elettronica, e poi a casa lavoro molto a computer a casa. Beh, lei va al Dipartimento Astronomico Sì. a Trieste. Sì, devo ancora all'ufficio, ma il grosso del lavoro lo faccio al computer a casa, anche a casa ho la posta elettronica, quindi. La fuga dei cervelli dall'Italia. C'era stata anche qualche clamorosa azione di Sì. recente, avevano Certo, mostrato i loro perché la passaporti. proposta controriforma del ministro Moratti sta distruggendo completamente l'università. Se si vuole abolire il ruolo dei ricercatori, se si vuole che i giovani restino a contratti a tempo determinato
per addirittura 10 anni. Questo vuol dire che tutti i migliori scapperanno, che tutti scapperanno dall'università, perché non si può pretendere che un giovane che se va bene si laurea a 23-24 anni, poi altri 3 anni per comprendere il dottorato di ricerca e sono 27. Dopo non è che trova subito un posto, la maggioranza cosa fa? Chiede ai vari istituti in tutto il mondo, non solo in Italia, borse di studio, contratti a termine per continuare la ricerca e in generale li ottiene e arriva a 30, 32, 33 anni e dopo a 33 anni cosa gli si offre? Gli si offre un contratto a termine di 5 anni con uno stipendio che non arriva a 1.000 euro netti e se dopo 5 anni li si può rinnovare per altri 5 anni. Dopodiché o diventa professore o se ne va dall'università. Questo vuol dire che uno rischia a 42-43 anni di trovarsi a spasso, dopo aver percepito per anni uno stipendio di fame. Quindi, e questo è ancora peggio di quello che succedeva negli anni 40, sotto il fascismo, perché allora c'era l'assistente. E l'assistente, se entro 10 anni non prendeva la libera docenza, cioè sosteneva un esame in cui aveva un certo numero di pubblicazioni e faceva una lezione di livello universitario, doveva andarsene. Però dopo 10 anni aveva assicurato un posto o di docente nelle scuole medie o di funzionario ministeriale. Quindi comunque non si trovava a spasso. Qui invece non gli si offre nemmeno questo. Ci sono buone materie grigie, intellettivamente parlando, in Italia, non Sì, abbiamo ce niente ne da sono invidiare parecchie all'estero. e questo dimostra che la nostra università non sono, anche con tanti difetti che hanno, le nostre università dopo tutto danno un buon insegnamento perché ne escono dei giovani ricercatori che in generale, quando si trovano in un posto e anche all'estero in generale mostrano di essere bravi, di saper lavorare e spesso ottengono degli ottimi risultati. Questo dimostra che l'insegnamento delle nostre università è buono, che non è che si debba distruggere tutto perché cambia un governo, si cancella tutto e si fa qualcosa di nuovo è molto peggio del vecchio. Una domanda un po' frivola adesso, però è comunque argomento di comune opinione. Gli astri, lei li segue scientificamente e con grandi apprezzamenti indiscutibili. In cima ai sondaggi sono il primo argomento in realtà dal punto di vista dell'oroscopo. E questa è una vergogna, e questo soprattutto che le televisioni, i giornali diano tanto spazio all'oroscopo, facendo credere che l'astrologia sia una scienza a pari dell'astronomia, mentre l'astrologia ormai è una pura e semplice superstizione. Credere negli astri equivale a non passare sotto la scala o aver paura del gatto nero che ti attraversa la strada. Quindi una volta l'astrologia aveva un senso perché Per gli la gente astieri. non sapeva usare le stelle, vedeva questi oggetti luminosi sulla testa, questa cupola piena di stelle e pensava ci fossero gli dèi, che gli dèi influissero sulla vita umana. Erano cose perfettamente comprensibili secoli fa, ma oggi è assolutamente ridicolo credere agli oroscopi. Vuol dire c'è una profonda ignoranza scientifica. Adesso invece è una domanda un po' tendenziosa, però in molti se la sono posti comunque, anche perché una cinematografia corrente comunque ce l'ha rimandata più volte. Secondo lei è possibile, è successo per il passato, che qualche extraterrestre sia magari arrivato sulla Terra e i governi magari l'abbiano tenuto No, nascosto? sono tutte storie. Perché Magari bisogna per timore. pensare che le distanze fra una stella e l'altra sono enormi. Una zona dell'America che addirittura Sì, sarebbe ma quella era un brutto film di circondata. fantascienza, assolutamente una cosa penosa. Intanto bisogna pensare che le distanze fra una stella e l'altra sono enormi, che la velocità della luce è insuperabile, quindi pensare che si possa continuamente avere alieni che arrivano sulla Terra, fanno una capatina e poi se ne vanno, è assolutamente ridicolo. Sono tutte fantasie, fantasie alimentate da questa curiosità, dal fascino che ha il cielo e ha l'idea, la curiosità che abbiamo di sapere se esistono altri esseri intelligenti, che esisteranno certamente su altri pianeti extrasolari, perché oggi sappiamo che i pianeti extrasolari sono comuni,
Quindi pensare che solo sulla Terra si sia sviluppata la vita e l'intelligenza è ridicolo. Ci saranno miliardi di altri pianeti simili alla Terra, però a distanze tali che è assolutamente impensabile di poter entrare in contatto. Va bene, un segreto per invecchiare bene, per avere la mente Ma sempre di tenersi lucida. attivi sia come fisico e come cervello. Va bene, il peggiore dei mali della nostra società odierna? Lei che è molto sensibile, tra l'altro. Bah, penso sia anche questo, poca voglia di comunicare, questa poca solidarietà che spesso c'è fra gli esseri umani, che una volta forse quando eravamo più poveri c'era di più, perché questo è, quando la vita è più difficile c'è più solidarietà. Cosa la preoccupa adesso in maniera assoluta di come Ma in vanno le maniera cronache? assoluta io sono ottimista, quindi spero. E preoccupa la volontà di dominio, di guerra, queste guerre insensate per portare con la guerra la democrazia. Per esempio, nel caso dell'Iraq, un popolo la democrazia se la deve conquistare da sé, non si può portare con le armi, perché spesso il rimedio è peggiore del male. Benissimo. Quindi ci dovrebbe essere, poi sono. Insomma, la democrazia si può portare nei paesi dove c'è il petrolio, quelli dove il petrolio non c'è, ci se ne frega, si lasciano e si ammazzino tranquillamente fra loro, come in tanti paesi africani. La scoperta scientifica alla quale vorrebbe assistere. Beh, appunto, anche vedere se ci sono forme di vita su Marte, questo sarebbe estremamente interessante, anche se sono solo batteri. Vabbè, la ringraziamo tante Prego, per... prego. Grazie.